Contrasto della disoccupazione e integrazione sociale nel mercato del lavoro attraverso il finanziamento di iniziative imprenditoriali è quanto fornisce il Fondo Microcredito FSE, di cui si discuterà a Sapri il 13 e il 14 dicembre in occasione del Forum del Lavoro a Sud, organizzato dallo studio D'Angelo di San Giovanni a Piro per comunicare le nuove opportunità di lavoro a favore dei giovani e delle fasce deboli. Superamento delle difficoltà, autoimpiego, immersione nuova imprenditorialità sono infatti queste le parole d'ordine su cui punta la Regione Campania per sostenere con l'erogazione di 70 milioni di euro tutti coloro che, trovandosi in condizioni di svantaggio economico, sociale ed occupazionale, hanno difficoltà ad ottenere un prestito. Sono dei fondi europei, dei fondi strutturali, sono a disposizione di alcune categorie di soggetti che possono usufruire di tale finanziamento. Sono preferiti i soggetti che sono disoccupati o comunque inoccupati, nonché i lavoratori in cassa integrazione. Per la categoria maschile c'è un limite di età che è 35 anni, invece per le donne tale limite non è rilevato, quindi per le donne qualsiasi età viene accettata la domanda per qualsiasi età. Il microcredito è di fatto un microprestito che determinati enti offrono a realtà imprenditoriali che le banche non finanziano proprio a causa delle loro dimensioni troppo ridotte. Il fondo prevede finanziamenti da un minimo di 5.000 a un massimo di 25.000 euro da restituire in 5 anni a tasso zero. Per la presentazione delle domande, i soggetti interessati potranno già iniziare a registrarsi nel sistema informatico per la selezione dei progetti da ammettere al finanziamento. Le domande di accesso al fondo microcredito FSE possono essere presentate a decorrere dalle 9 del 16 dicembre 2013 alle 12 del 16 gennaio 2014, esclusivamente online, sul sito www.sviluppocampania.it.